Nuova puntata di Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Alba Adriatica con una ricetta che coniuga perfettamente due simboli del nostro territorio, vero Dalila? Sì. Abbiamo questa insalata di mare che mare chiameremo Monti. Mare Monti. Sì, perché andiamo appunto a coniugare tutti e due i nostri territori, no? Dal mare e la montagna che abbiamo. Sai che stamattina che sono venuta qui per insomma fare queste puntate insieme, guardavo, sono passata dal mare perché qui ad Alba Adriatica c'è una spiaggia meravigliosa, poi a me piace fare, io non prendo l'autostrada, no, fare la strada normale per guardare il paesaggio. E arrivando qui, praticamente siamo sul mare, riuscivo a vedere la montagna innevata e riflettevo tra me e me, ma dov'è un altro posto al mondo dove tu riesci, dal mare riesci a guardare la montagna innevata? La montagna è vicina, non è che sia così lontana. No, quindi non so se sei mai stata, già quando vai sul Gran Sasso, sì, nelle vette riesci a vedere il mare. Che meraviglia. Quindi... E dico, poi arrivi qui e Dalila Caperetta ti fa insalata Mare Monti. E tu dici, vabbè, allora era una premonizione la mia stamattina. Sì, che poi è una ricetta anche questa molto facile e veloce. Ok, beh, anche, credo che qui ci siano un po' di passaggi da fare in precedenza, però sì, ci possiamo organizzare. Praticamente ho fatto tutte cotture separate, sia del pesce, quindi la seppia, i gamberi rosa, cioè le cozze, le vongole, il fagiolo tondino, il farro perlato, tutto cotto separatamente. Ok, quindi ricapitoliamo brevemente, qui abbiamo della seppia, sì, che abbiamo fatto bollire per, sì, più o meno... Guarda, poco. Poco? 3-4 minuti. 3-4 minuti. In modo da non renderla troppo dura. Troppo dura, ok. I gamberi invece? Gamberi rosa, giusto una sbollentata. Una sbollentata, per sì, anche perché sono così piccolini, sì, quindi proprio una cottura velocissima. No, che poi il rischio delle cotture a casa, che dopo rischiamo di farlo, come dire, si sfalda, troppo okay, cotto. Poi, ok, come la si in questo spappano. Caso. Sì. È vero. A meno che non è una seppia grande, allora lì necessita... Di lunga cottura. Cottura, ma le seppioline è meglio proprio appena appena, esatto, 2-3 minuti e via. Esatto. Si rimangono belle tenere. Soprattutto questa cosa accade per i gamberi, se li facciamo cuocere troppo, tendono proprio a spappolarsi, sì, e quindi sì, poi alla fine non recuperiamo niente. La vongola pure abbiamo aperta molto semplicemente, okay, giusto con un po' di vino, coperchio, anche le cozze uguale. Perfetto. Farro semplicemente bollito, anche il fagiolo tontino semplicemente bollito. Perfetto, io sono curiosa di vedere come si compone questo piatto. Cominciamo, sì, Dalila. Allora, prima di andare a unire gli elementi, io qui ho fatto una salsa di rape rosse, quindi la nostra classica rapa, se ce l'avete fresca la mettete a bollire, se no okay, sai quelle precotte, sì, sotto okay, vuoto. Dove noi andiamo semplicemente a frullare, okay, con un po' di brodo vegetale, dell'olio di oliva e un po' di sale. Quindi semplicissimo, cioè questa, se noi, ecco, per capire, no? Perché spesso magari nei supermercati troviamo queste rape già precotte, sì, quindi la apriamo, aggiungiamo... Sì, quella lì da supermercato già precotta va sbucciata. Ok. E poi dopo lì la mettete su un bicchiere, okay, per frullarla, tagliata a dadini con un po' di olio, un po' di brodo vegetale e del sale e la frulliamo col mini pimer o se ci avete il frullatore e otteniamo questo colore, sì, meraviglioso, questa bella cremina, okay, che adesso quando la mettiamo nel piatto vi faccio vedere. Ok, una volta che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, okay, in questo caso quindi io vado a mettere la seppia e i gamberi bolliti, le nostre cozze, le vongole, ci mettiamo anche l'acqua. Eh sì, questa è l'acqua proprio di, sì, di cottura delle vongole. Delle vongole, sì. Che è un ingrediente importantissimo, certo, in cucina. Dà anche una bella stabilità. Il nostro farro. Il fagiolo, che anche in questo caso lasciamolo bello un po' al dente, cioè non lo facciamo cuocere troppo. Cuocere. Mettiamo tutto. E io lo vado a condire con un po' di pepe. Il sale, un po' di sale, olio d'oliva, che non può mai mancare, no. Io poi spesso non ripeto per non essere monotona, però insomma abbiamo veramente un prodotto in cucina che ci invidiano sì, ed è eccellente, l'olio extravergine d'oliva abruzzese, veramente prodotto meraviglioso del nostro territorio del quale andare orgogliosi. E qui invece il nostro olio di oliva, cioè praticamente a bagnomaria ci abbiamo messo dell'aglio grattato. Perfetto. Quindi come puoi vedere, quindi diventa un bello olio aromatizzato, io ne vado a mettere un cucchiaino. Okay. Dopo aver aggiunto il nostro olio d'oliva, Dalila, che facciamo? Mettiamo anche l'olio all'aglio? Sì, l'olio all'aglio, questo è praticamente, io ho grattato l'aglio rosso di Sulmona, okay, grattato e l'ho fatto stare a bagnomaria con l'olio di oliva, quindi prende questa...
questo bel sapore di aglio. Beh, e anche qui c'è il nostro Abruzzo, perché insomma olio d'oliva rigorosamente abruzzese, aglio rosso di Sulmona, due prodotti eccellenti. Certo. Poi vado a mettere un po' di nostro pinsimonio, questo diciamo che gli dà l'acidità, non mettendo il limone nell'insalata di mare classica. Ok. Girare. Quindi proprio sì, sì. La classica insalata. Però questo accostamento con i legumi, quindi con i fagioli tondini e anche con il farro perlato, devo dire che... Sì, ma anche a livello nutrizionale è un bel piatto completo. Esatto, sì. Anche molto leggero. Certo. Poi tutto bollito, come esatto. Vedi, anche i grassi, l'olio, tutto a crudo. Infatti, perfetto anche per chi sta a dieta, anche, secondo me anche per gli sportivi è adatto questo piatto. Certo. Tu sei una sportiva, non so se i nostri telespettatori lo sanno, ma Dalila è una grande sportiva, quindi secondo me riesce anche a bilanciare bene i piatti che propone. Non ci fa tanto male, insomma. No, ci stiamo attente. Brava. Allora, okay. Io mi inizio a impiattare, vi faccio vedere allora la nostra salsa. Vado a fare una bella spirale. Ma che bel colore che ha la rapa rossa. No, ma poi... Ok. Poi io qui ho dei semi misti, dei semi di lino, di sesamo, di papavero. Questo è bello perché poi quando lo vai a mangiare gli dà anche quel tocco sia croccante. Vado a mettere i miei semi. Salata. Mazza che bello, Dalila. Che meraviglia. Fai un po' di amici a casa, li stupisci, no? Infatti, guarda. Insalata di mare un po' diversa. Brava, al solito. Stavo pensando proprio questo, guarda, che veramente basta veramente poco per rendere un piatto gourmet, perché così poi diventa. Le erbe non le ho messe in mezzo, ma le mettiamo sopra a crudo. Sì. Un po' di acqua cipollina e prezzemolo. Anche perché un po' di verde ci sta proprio bene, secondo sì. Me. No, mi piace tantissimo questa cosa che hai fatto sotto con questa spirale fatta con la rapa rossa, no? Con questi semini. Proprio bello da vedere e sicuramente gustosissimo. Con questo verde poi veramente gli hai dato il tocco di classe. Mettiamo il nostro prezzemolo riccio. Sì, questo poi l'idea, capito, che ogni cucchiaiata gli dà... Il nostro palato ci dà un sapore differente, no? Che se prendi il borlotto, se ti capita il farro, sì. Non è monotona. Così. Un filo di olio e il piatto è pronto. È pronto. E che piatto! Che meraviglia, rifatelo a casa perché questo è veramente semplicissimo, semplice, semplice, semplice e con i consigli di Dalila, con i suoi segreti veramente potrete riuscire a stupire i vostri ospiti, proprio da rifare per una, per una cena tra amici, per un'occasione, veramente molto bello. Io lo rifarò e ti manderò anche la foto, promesso, perché mi piacciono moltissimo gli abbinamenti che hai fatto, mi piace un po' questo mettere insieme mare e monti e poi devo dire che l'impiattamento con questa rapa rossa è veramente chic. Grazie Dalila. Grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori. Chef in Cucina vi aspetta tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. A domani. Ciao. I legumi è un alimento fantastico, contiene sia la fibra solubile che aiuta nella regolarità intestinale che quella insolubile che bada sui livelli di glucosio e colesterolo.